cosa fai in questo momento sul palco? Stiamo saltando io, bolognesi, che sassofonista. Perché noi non è che facciamo solamente musica, facciamo musica, però siamo degli intrattenitori, perché non dimentichiamoci che il cantante è anche... Fai musica con tutto il corpo? Certo, e non solamente io. Patti Pravo su Radio Kiss Kiss, in diretta, sono le 21.37, stiamo parlando di tante cose molto belle, Live Arena di Verona, naturalmente i contenuti, cioè queste canzoni fantastiche registrate dal vivo, le stiamo ascoltando questa sera, e poi c'è una cosa per la prossima, ma abbiamo tempo, adesso parliamo, volevo chiederti, no? C'è questa attesa di questa, ci sarebbe stato Pete Doherty sul palco dell'Ariston, poi sono arrivati tre musicisti, sì, tre geni, cioè trovato. Basso, batteria, i nomi adesso non ricordo perché sono smemorata io, e chitarra, però tre geni, c'è la Todd Rundgren, insomma molto bravi. Ma posso sapere perché doverti poi se vuoi rispondermi cosa? Perché non è arrivato poi, non è venuto? No, non è che non è più arrivato, io a un certo punto ho pensato che fossi inaffidabile, cioè mi divertiva un po', da quell'impressione. Allora ho visto che tutti erano interessati perché speravano che succedesse casino per andare a scrivere di casino. Allora ho detto, ma io non sono qui per fare musica, non sono qui per fare gossip. Sì. In quello magari arrivava, spaccava la chitarra sul palco e andava via. Cioè, capito? Quindi non è... allora ho pensato di rientrare dentro una situazione invece di musicalità. Senti, prima parlavamo di lingue, nel senso che hai cantato davvero in tante lingue, anche quelle più difficili per noi, no? Come l'arabo o il cinese. E tu hai però questa grande passione per l'Oriente, per la Cina, no? La conosci, cioè è un paese che... L'amo particolarmente, anche l'India. Io amo tutto l'est in ogni caso. Io appena arrivo nell'oceano indiano arriva la pace e sto bene. Ma anche ci torni spesso? Cioè recentemente ci sei stata, hai notato delle differenze dai primi viaggi magari che hai? Oh beh, sai, dai primi viaggi adesso è cambiato tutto il mondo, per fortuna li ho fatti, per fortuna sono nata nel 48 e se sapevo nascevo anche un po' prima. No, ti giuro, perché veramente il mondo purtroppo ha perduto molte cose che erano splendide. Io amo la Cina, amo i cinesi, amo quelli del nord però, per esempio, no? Amo i Beijing, eccetera, non mi piacciono quelli del sud, sono un po' diversi. Poi l'India mi piace moltissimo, sono stata parecchie volte, eccetera, mi dà un senso di pace, un senso di pace, di benessere. Di benessere. Poi sai, amo tutti i posti dove la gente alla fine sta lì, sopravvive a malapena, non ha da bere, non ha da mangiare, eccetera, eppure guardi questi occhi sereni, sorridenti, tutti ti guardano, ti sorridono e dici, vedi che non serve assolutamente niente tutta quella robaccia che ci abbiamo. Infatti i nostri occhi non sono come loro, no, sono, no. Comunicano per altro, capito? Serve, capito, veramente il minimo delle cose decenti, non sono una casa decente, capito? Però bisognerebbe un attimo, come dire, portare il tutto a un livello più umano, più possibile per tutti. E sarebbe il caso di farlo, cioè adesso veramente devono cambiare le cose, bisogna modificare un po' le regole. Facciamo la rivoluzione mondiale, da qui partiamo. Senti, io ho curiosato un po', sono andata su YouTube perché grazie a Dio, dico internet, no? Per chi fa questo tipo di lavoro è interessante perché ti dà modo di fare ricerca, certo, no? Per cui ho ritrovato anche delle tue interviste, ho visto delle cose molto belle che arrivavano dalla storia Siamo Noi, una puntata dedicata a Patti Pravo, e poi una definizione di Mollica, di Vincenzo Mollica, che mi è piaciuta molto, che ha detto Patti è la protagonista di un romanzo, no? Però, fin qui ok, però il romanzo l'ha scritto lei, no? È un romanzo che lei ha scritto per tutta la vita, questo per riagganciarmi un po' anche alla canzone che poi hanno scritto per te Vasco Rossi insieme a Scurreri. Naturalmente la canzone che ascolteremo tra poco, e c'è forse una dedica da fare perché ci è arrivata questa richiesta. Esatto, Antonio.
Serpico. Serpico. Sì. Ad Antonio Serpico dedico questo pezzo perché so che lui ci tiene molto sul suo cuoricino. E noi sappiamo il perché. Dimmi che non vuoi morire, Patti Bravo su Radio Kiss Kiss, tra poco.